Ciao e bentrovati! Come sapete è iniziata la stagione dei saldi e anche noi abbiamo pensato di mettere in vetrina un'altra deliziosa ricetta. Per cominciare abbiamo bisogno del pollo, perché è inutile farsi spennare, meglio andare a caccia dell'affare migliore, del prosciutto crudo, della salvia, del burro e naturalmente le nostre fette morbide di grambiraghi, dalle quali partiamo per preparare la ricetta. Prendiamo la fetta morbida di grambiraghi e la tagliamo per il lungo a metà. Ce ne prepariamo un po' in modo da averle pronte poi per la preparazione. E dalla nostra vetrina andiamo a prendere il pollo tagliato a cubetti del petto di pollo e a questo punto avvolgiamo ogni bocconcino di pollo con metà delle nostre fette morbide di grambiraghi. Mi raccomando che sia ben saldo, questo è fondamentalmente l'affare che oggi andiamo a fare in cucina. Li arrotoliamo tutti. Una volta che li abbiamo arrotolati tutti con le fette morbide di grambiraghi, passiamo a fare un altro strato di prosciutto crudo, questo per rendere ancora più ricco il nostro piatto. Chiudiamo con una foglia di salvia, lo ricopriamo proprio bene a fagottino in modo che la foglia vada a ricoprire bene il tutto e lo chiudiamo con uno stuzzicadenti e lo facciamo per tutti gli altri. Una volta che abbiamo terminato tutti i nostri fagottini, ce li sistemiamo su un piatto, talmente belli che già così degni di stare in una vetrina di grandi saldi e di grande effetto. A questo punto ci prepariamo una padella con del burro e dell'olio. Siamo pronti per far saltare in padella i nostri saldati di pollo. Li facciamo rosolare per bene da tutti i lati in modo che risultino ben dorati. E siamo pronti come sempre per metterli in bella vista. E voilà, una volta sistemati sul nostro piatto, giusto per rimanere in tema, giochiamo con un po' di colore e il piatto è pronto. Noi anche questa volta, grazie alle fette morbide di grandi raghi, il nostro affare lo abbiamo fatto. Mi raccomando, voi non fateli spennare come polli.